adesso facciamo il taglio della torta, una piccola torta, potremmo dire, con un bel numero 60 per ricordare questa data straordinaria. Allora, la nostra cerimoniera. E allora, intona il canto. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Auguri Don Salvatore. Bene, adesso le nostre signore, il clero, le nostre signore poi provvederanno alla distribuzione. Quindi... Allora vi prego di non andar via perché c'è la torta per tutti quanti, quindi fermatevi che ci sarà la torta per tutti. Thank you.
Don Salvatore, buonasera. Don Salvatore, buonasera. Auguri, diciamo, alla televisione. Ci dica qualcosa, questi 60 anni, come sono stati trascorsi? Amo, papà. Sono stati trascorsi. A prendermi il numero. Tutte e 60 nel santuario di Pompei. Sono stato ordinato in quella prelatura. E lì sono rimasto, perché è scelta, non è chiamata, non lo so come non è dire. Restare in una diocesi non è per scelta, è per quando uno viene ordinato, viene, come si dice tecnicamente, incardinato, quindi come se fosse inchiodato in quel luogo, per quel luogo e per tutti naturalmente. Quindi lei è ormai d'adozione napoletana, nativo, nato a Taurianova, ma d'adozione napoletana. Nato a Taurianova, ma napoletano dall'età di 14 anni. Anche io, siamo due insieme, io ho trascorso 37 anni a Napoli e non mi posso dimenticare di Napoli, io la capisco. Tante volte non so se si ricorda di me, io sono venuto a trovarla al santuario. Poi ho seguito anche il quadro della Madonna di Pompei, anche qua in Calabria quando è venuto. Io mi fa piacere veramente, ti faccio ancora gli auguri. Grazie. E lei adesso starà qui a Taurianova o ritornerà? No, sempre a Pompei, ritornerò a Pompei regolarmente. Vabbè, lei ogni anno puntualmente, sempre per la festa della Santa. Finché il Signore ce la c'è in vita, verrò sempre a trovare i miei compaesani. Va bene, io chiudo questo meraviglioso servizio, per me è stato un piacere, un onore oggi poter incontrare il vostro parole. Ancora, buon cammino da sacerdote e gli auguri che diventa vescovo, non lo so. No, ormai sono fuori dell'età. Grazie, pace e bene, grazie, come dice la centrale. Buonasera signora, lei non poteva mancare stasera. Cosa vuole dire al sacerdote che ha compiuto 60 anni di sacerdote? Lo conosce da molti anni? Da molti anni, che me no. È una persona eccezionale. La Chiesa è stato un esempio veramente di fede, di guida, una persona eccezionale. 60 anni al santuario della Madonna di Pompei. È un bel traguardo. Sì, speriamo che ne ha ancora tanti. Sì, speriamo che diventa vescovo. Un bel augurio. Grazie signora. Buonasera, cosa vogliamo dire al Don che ha compiuto 60 anni di sacerdozio, questo sacerdote trasportato a Napoli nella Madonna del Rosario, la Vergine Santissima del Rosario di Pompei? Ci dica qualcosa, lei da quanti anni lo conosce il sacerdote? Io lo conosco da tanti e tanti anni, perché era parente di una famiglia vicina a quella dei miei suoceri. Perfetto. E ho avuto modo di apprezzare la sua profonda devozione per la Madonna, perché ha servito con grande, grande amore per tutta la sua vita. È per me un esempio grande di perfetto cristiano e lo ringrazio per le testimonianze di amore che ha dato a tutti noi. Io l'ho sempre definito un sacerdote operaio, una persona umile veramente, in mezzo alla gente. Ne avremmo tanto bisogno di queste come lui, sempre fermo restando, rispettando quelle che ci sono, però ci vorrebbero tanti sacerdoti come lui, veramente. Ci vorrebbero veramente, ma ce ne sono tanti che seguono l'esempio di Don Salvatore. Grazie professoressa, grazie. Dottoressa, possiamo avere due parole da lei? Lei è una giornalista. Cosa ricordo di questo sacerdote nostro paesano, che è una persona che è stata 30 anni lì, 60 anni lì a Pompei? E ancora Pompei ha fatto un grande lavoro con il giornale di Pompei, quindi è stato sempre un grande onore per noi sapere che quel giornale che arrivava nelle nostre case, che arriva nelle nostre case, è anche stata un'opera di un suo lavoro. Quindi il giornale che arriva dell'opera di Pompei. Lui è stato per tantissimi anni il direttore di un giornale. Grazie dottoressa. Buonasera, abbiamo qua il nipote. Allora, di tuo zio cosa ricordi, insomma, dei momenti di tutti questi anni di sacerdozio?
Io sono un nipote acquisito, per me è stato un onore essere stato sposato da lui e anche perché lui ha avuto la fortuna di battezzare tutti i nipoti da quando è diventato parroco, mi hanno raccontato, ha battezzato tutti i nipoti io ho avuto l'onore di essere stato sposato anche da lui e ha anche battezzato i miei figli. Ok, buona serata e vi auguriamo al sacerdote ancora buon cammino per tantissimi anni. Grazie mille. Umile, semplice, non dice mai una parola fuori dal posto, sempre piccole parole con la sua vicina, ma è veramente una persona eccezionale. Ha fatto 60 anni di sacerdozio e io mi ricordo anche quando è stato ordinato, perché ero in questa parrocchia, siccome è stato il parroco di questa parrocchia che l'ha mandato in seminario per andare a entrare in seminario, anche Rodofilli Don Giovanni e Don Biagio, il nipote, adesso non ci sono più. Comunque è un carissimo anche amico che rispettiamo moltissimo, anche la comunità di Taurianova, perché lui l'ha servita per tanto tempo. Ecco, infatti stasera ha risposto così alla grande. Allora niente, passiamo la parola a Don Cece, un'altra realtà di Taurianova. Grazie. Sì, no. Grazie veramente. Intanto il diacono Don Carmelo ha detto tutto, ma io voglio sottolineare uno degli aspetti che lui ha citato, è quello dell'umiltà. Forse credo che l'umiltà può santificare, è quella che santifica più di tutti, qualsiasi persona, ma poi un sacerdote in modo particolare. Ecco, allora veramente Don Salvatore è il sacerdote affettuoso, accogliente, affabile, amorevole, ma soprattutto umile. E attraverso l'umiltà veramente un grande, bravo, affettuoso sacerdote. Grazie. Eccolo qua. Diciamo io, mentre eravamo sull'altare, pensavo e mi ricordavo a Don Salvatore. No, senza piangere. Mettetevi là che c'è la stella. No, mi ricordavo invece. Noi eravamo piccole, piccole, e Don Salvatore puntualmente ogni anno, nel periodo della festa, bussava dalla sacrestia e arrivava. Era una festa per noi, ma dai tempi dell'arciprete Muscari. Vero? Ancora prima, ah, già vero, sì, Pasqua, Pasqua, Natale e festa di Madonna. Bella in mezzo. In diretto da Dal secondo anno di mezzo. Addirittura, quindi, perché lui è. Auguri Don Salvatore! Auguri! Natale, settembre, no, ma gli appuntamenti fissi erano. È vero. Quindi, non è perché. È vero, già. Penso un po'. Io sono nonna.
ma è incredibile, ma per noi non ricordo. Lei è la sorella, signora. Ma ci sta qualche episodio che si ricorda di lui quando all'inizio della sua carriera, qualcosa di particolare? Quando ero piccola. Di lui, di qualcosa di lui in particolare. Cosa Don Salvatore quando era agli inizi. Diciamo, ecco. Era piccola, però lo aspettavo ogni anno, perché lui veniva ogni anno d'estate, stava un mese qua. Perché è una famiglia numerosa la vostra? No, siamo cinque. Allora, ho saputo che lui ha battezzato tutti i nipoti, vero? Ci ha sposato tutti. Mamma mia. Certo. Che meraviglia. Ha sposato tutti e battezzato tutti i nipoti. Sì. Quindi, e anche i pronipoti. Anche i pronipoti.